contro l'ex convivente, poi si scaglia contro i poliziotti in un bar di San Lazzaro a Fano, arrestato un 38enne. Ruba i gioielli di una coppia di 90enni, li sostituisce con la bigiotteria, denunciata badante romena che ha ammesso le proprie responsabilità. Cambia la legge urbanistica, meno consumo del territorio, più riuso del costruito. Le nuove norme regionali presentate a Fano dal presidente Acquaroli e dall'assessore Stefano Guzzi. Troppo breve il periodo concesso per l'esame dei documenti allegati al PRG in adozione al prossimo Consiglio Comunale. L'opposizione di Fano fa ricorso al prefetto. Via del Fiume sembra vedere una luce in fondo al tunnel. Dopo l'appello dell'UDC e dei residenti, annunciata l'asfaltatura e una valutazione tecnica sul potenziamento dell'illuminazione e sulla messa in sicurezza di ciclisti e pedoni. Cecilia Papalini è la nuova presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Pesaro Urbino, succede a Davide Broccoli che diventerà vicepresidente di diritto. Pista di ghiaccio, mercatini, presepi e luci, presentato il Natale più di Fano che torna dal 25 novembre al 7 gennaio. Domenica 26 la cerimonia di accensione dell'albero donato dalla famiglia Mariotti. Lo zampino di Andrea Giomaro nel film Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino. L'intervista al re fanese degli effetti speciali che annuncia un'altra straordinaria collaborazione con Sorrentini. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'arresto di un 38enne residente a Marotta che ha aggredito due agenti del commissariato di Fano. È successo sabato scorso di sera, dopo che l'uomo si era recato nell'abitazione dell'ex convivente inveendo contro di lei. La donna ha chiamato subito la polizia, che ha poi rintracciato l'uomo in un bar di San Lazzaro di Fano. Il 38enne, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato ad aggredire i poliziotti. Uno di loro è stato colpito prima con una penna e poi con un pugno in faccia. L'agente è finito in pronto soccorso, se la caverà con una prognosi di 5 giorni. L'aggressore invece è stato arrestato per lesioni e violenza pubblico ufficiale. Questa mattina il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto, ma il processo è stato rinviato a gennaio, per cui l'uomo è tornato in libertà. Invece la squadra mobile della questura di Pesaro Urbino ha denunciato in stato di libertà una donna romena responsabile del furto di alcuni monili in oro. Nelle scorse settimane le figlie dei due novantenni gravemente malati si erano rivolte alla polizia chiedendo lumi su come comportarsi dopo essersi accorti che i preziosi custoditi in un sacchetto dagli anziani genitori erano stati sostituiti con della bigiotteria. I sospetti cadevano sulla badante romena che frequentava l'abitazione. Così, dopo aver ricevuto la descrizione dei preziosi, gli agenti hanno accertato che una parte di essi erano stati portati ad alcuni compro-oro dalla donna straniera. È stato quindi accertato che la badante si era appropriata dei monili. Sottoposta a perquisizione è stata trovata in possesso di ulteriori gioielli che non aveva ancora ceduto. La donna, alle contestazioni degli investigatori, ha ammesso da subito le proprie responsabilità scusandosi per l'accaduto. La rifurtiva, in parte recuperata anche presso i compro-oro, non essendo ancora trascorso il periodo di legge di 10 giorni per la conservazione, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Una sala del Gonfalone gremita di pubblico ha assistito nei giorni scorsi alla presentazione della nuova legge regionale sull'urbanistica effettuata dall'assessore Stefano Guzzi con le conclusioni del presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli. Le nuove norme per la pianificazione del territorio sostituiscono una norma in vigore dal 1992 favorendo il contenimento del consumo del suolo, la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile. Sentiamo. Sicurezza, il nostro ambiente. Dall'ultima legge urbanistica approvata e varata nella Regione Marche c'è assolutamente bisogno di una nuova normativa che prenda atto dei cambiamenti ovviamente che in questi 31 anni sono stati. Una legge urbanistica, uno, si basa sulla riqualificazione, come dicevo, di quanto è già stato costruito, quindi rigenerazione urbana, efficientamento energetico, abbattimento e ricostruzione con delle agevolazioni di quanto è oggi costruito, obsoleto e superato, magari anche inutilizzato, se pensiamo a tante aree industriali anche dismesse che andrebbero riqualificate. Questa è la legge sulla quale basiamo le attività.
Poi c'è una enorme sburocratizzazione. Oggi per proporre un ampliamento di un edificio bisogna studiare 11 leggi diverse, bisogna visionare 380 articoli di legge. Questa nuova legge urbanistica regionale è un'unica legge che le raggruppa quasi tutte le altre 11, non le sopprime tutte ma diverse sì, ed è una legge fatta di 36 articoli. Di fatto una variante urbanistica oggi deve essere presentata da un professionista, visionata dal comune, poi adottata dal comune, poi esposta per 60 giorni alle osservazioni, poi approvata, poi inviata in sovrintendenza e inviata in provincia. Se poi la provincia o la sovrintendenza ti fanno delle prescrizioni, devi riportarle in consiglio da capo. Un anno e mezzo, due anni per portare avanti una variante, a volte non si arriva alla fine. Le varianti in questa nuova legge urbanistica di fatto quasi scompaiono. In 5 mesi si hanno varianti approvate, non deve essere più inviata in provincia, più inviata successivamente ad altri pareri. È un'accelerazione, è uno snellimento enorme delle procedure finora conosciute. Quindi tempi brevi. Ma assessore, il piano casa subirà degli cambiamenti? Questo è un grande equivoco, perché il piano casa in Italia è già superato e non esiste più in 17 regioni su 20. Solo in 3 regioni oggi rimane il piano casa. Una, se non sbaglio, è il Piemonte, una l'Emilia Romagna perché ha già approvato una legge simile alla nostra, e una la Regione Marche. Perché la Regione Marche nel 2023 ha ancora il piano casa? Perché scaduto alla fine del 2022 e non più rinnovato perché il Ministero lo ha vietato, perché il piano casa era nato nel 2009 su una legge portata avanti dal governo Berlusconi per agevolare le attività edilizie, ed era un piano che doveva durare 2 anni. Abbiamo concordato con il Ministero un rinnovo di 1 anno del piano casa, per quello nelle Marche per tutto il 2023 ancora è in auge e c'è fortunatamente, e nel frattempo l'impegno era quello di approvare una legge urbanistica che al suo interno contenesse anche i principi del piano casa, con qualche ristrettezza chiesta dal Ministero. Ad esempio, oggi il piano casa prevede l'abbattimento e ricostruzione con potenziale ampliamento del 40%, sulla nuova legge si prevede un ampliamento massimo del 20%, un contenimento, diciamo, dell'espansione al di là di quanto è già costruito. Invece domani in Consiglio Comunale a Fano si discuterà del nuovo PRG, ma per l'opposizione la convocazione della seduta è irregolare. Sentiamo Massimo Foghetti. Domani inizierà la maratona consiliare sull'approvazione del piano regolatore. La Presidente del Consiglio Comunale, Carla Ceccatelli, ha indetto 3 sedute. Domani il Consiglio si riunirà alle 18.30 con prosecuzione dei lavori alla stessa ora di venerdì prossimo e alle 9.30 di sabato. 3 sedute per consentire ai consiglieri di dibattere ampiamente una delibera che programma il futuro del territorio per almeno i prossimi 10 anni. Ma già prima del Consiglio l'opposizione ha affilato le armi. Infatti, non appena ricevuto l'avviso di convocazione, ha evidenziato quella che ritiene una irregolarità procedurale. Ha ricevuto infatti solo 4 giorni per esaminare tutta l'ingente mole di documenti che è allegata alla delibera e in base ai quali anche l'opposizione può dare il suo contributo presentando degli emendamenti. Per evidenziare la sua protesta ha convocato una conferenza stampa alla quale hanno dato il loro contributo i segretari, i capigruppo e i consiglieri comunali della Lega e di Fratelli d'Italia, oltre ai rappresentanti dell'UDC e di Forza Italia. Parliamo di migliaia di documenti, di migliaia di tavole, per le quali non è data certamente la possibilità in maniera puntuale e precisa di poterne comprendere pienamente i contenuti. Questa è la prima discordanza, è la prima mancanza di rispetto del diritto proprio delle opposizioni e quindi in questo caso della minoranza, di poter concretamente, validamente prendere contezza degli atti e poter poi chiaramente proporre gli eventuali emendamenti. Peraltro non sono state prodotte, visto che i documenti sono difformi rispetto ai precedenti che sono stati forniti anche in sede di commissione urbanistica, quindi sono stati modificati, con una tabella comparativa la quale avrebbe dovuto necessariamente indicare quelli che erano le indicazioni prima e le modifiche poi. Ora questa possibilità non vi è perché non c'è nessuna tabella comparativa e quindi i consiglieri si ritrovano a dover rianalizzare centinaia e centinaia di pagine di tavole. Non da ultimo è cambiato il sistema di comparazione, quindi non è possibile la sovrapposizione proprio per il sistema che è differente e quindi per avere in maniera veramente pratica la contezza di quello di cui stiamo parlando.
Noi oggi eleggiamo un'accelerazione nei tempi che addirittura cerca di mettere il bavaglio alle minoranze. Questo è inaccettabile e questo è stato il frutto di una scelta di tutto il centrodestra, unitamente a tutti i segretari dei quattro partiti, nonché ovviamente i consiglieri in primis, i consiglieri comunali che siedono sui banchi del Consiglio Comunale, che ci ha portato a preparare un esposto al prefetto, venendo proprio in essere in via principale la lesione dello ius officium, cioè il diritto dei consiglieri di avere contezza dei documenti, di poter prenderne posizione e di validamente poterne adottare i contenuti. Signora Manocchi, ma in realtà ci sono poi anche delle critiche che entrano nel merito del piano regolatore che voi certo, già avete. Ci sono chiaramente tutta una serie di dissonanze, di discordanze che entrano poi nel merito del piano regolatore e lo stiamo valutando, lo stiamo analizzando. Chiaramente oggi dover fare una sintesi di tutto quello che stiamo verificando diventa pressoché, come sto dicendo, impossibile, perché se l'avessimo fatto oggi avremmo contezza di tutto. Ieri l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Montecchio Urbino ha celebrato la patrona dell'Arma dei Carabinieri Virgo Fidelis e ricordato il ventennale della strage di Nassiria. La cerimonia è iniziata in piazza del municipio a Montecchio con l'alzabandiera effettuata sulle note dell'inno nazionale eseguito dal Corpo Bandistico Santi di Colbordolo, per poi proseguire in corteo fino alla chiesa di Santa Maria Assunta, dove è stata celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione religiosa, sia il parroco che il sindaco Occhielli hanno ricordato i carabinieri e le vittime civili che hanno perso la vita nel terribile attentato del 12 novembre 2003 avvenuto in Iraq. La cerimonia si è poi conclusa in Piazza della Repubblica davanti al monumento che ricorda le vittime della guerra e dello scoppio della polveriera di Montecchio, con la deposizione di una corona di alloro alla presenza delle autorità civili e militari. Invece il prossimo 18 novembre ricorre il 106° anniversario delle 11 rovine marottesi, le ragazze che con il mare in tempesta più di un secolo fa portarono soccorso all'equipaggio del pontone armato della Marina Militare Fa di Bruno incagliato al largo di Marotta. A partire dalle 10.30 presso i giardini a loro intitolati, l'associazione Malarupta e il comune di Mondolfo ricorderanno le concittadine insieme alle autorità e alle scolaresche. Sono previsti l'alzabandiera e il picchetto d'onore alla presenza della Capitaneria di Porto, dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e di una rappresentanza dei corpi militari e civili locali e la deposizione della corona d'alloro al monumento dedicato alle eroine marottesi. Inoltre alle ore 18 nella sala convegni della Croce Rossa di Marotta verrà proiettato il documento Il Fa di Bruno e le 11 eroine alla presenza del regista Matteo Marcucci. Il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, ha ufficialmente annunciato la sua adesione al movimento politico Forza Italia. Condivido i valori e gli ideali del partito, ha commentato il primo cittadino, in particolare quelli europeisti e di difesa delle nostre tradizioni e radici. Credo che insieme possiamo lavorare per il bene della comunità e contribuire a promuovere lo sviluppo e il benessere della regione. Ringrazio l'onorevole Battistoni e il coordinatore Foschi, ha concluso, per l'accoglienza e la fiducia dimostrate. Insieme porteremo avanti progetti e iniziative che rispondono alle esigenze della nostra comunità. E ora torniamo a parlare della messa in sicurezza di Via del Fiume a Fano, perché dopo l'appello lanciato a settembre dall'UDC e dai residenti sono arrivate importanti novità. Ce ne parla Stefano Pollegioni. Via del Fiume sembra vedere una luce in fondo al tunnel, avete intitolato così il comunicato stampa con il quale avete annunciato un passo avanti per questa strada fanese ed è arrivata infatti la prima risposta ufficiale alla vostra segnalazione. Sì, ci tengo infatti a riferirle ai cittadini, l'UDC si è fatta carico della richiesta dei residenti ma anche non residenti che utilizzavano Via del Fiume, una strada che conosciamo tutti, abbandonata da diversi anni e molto pericolosa tra l'altro e bisognevole di molti interventi, per cui noi ci siamo fatti carico di questo e abbiamo iniziato un percorso documentale con l'assessorato ai lavori pubblici. Finalmente qualche giorno fa è arrivata la risposta, è una risposta positiva, una luce in fondo a un tunnel esattamente, e l'assessorato ai lavori pubblici attraverso l'assessore Brunori ci dice che a seguito della nostra segnalazione stanno inserendo Via del Fiume nel attuale programma nuovo per le asfaltature. E dopodiché stanno vedendo attraverso gli uffici tecnici quello che c'è da fare per quello che riguarda i percorsi, un percorso ciclopedonale, perché
perché purtroppo quella è una strada pericolosa anche per chi va in bicicletta, ma anche per persone che vanno a piedi. Spesso è stata utilizzata anche da mamme con passeggini, perché lungo quella via ci sono delle abitazioni verso via Mattei ed è l'unico percorso dove i residenti possono utilizzare per raggiungere le proprie abitazioni. Stessa cosa per l'illuminazione, giusto? Sì, esatto. Hanno detto che avrebbero anche rivisto l'illuminazione, perché noi gli abbiamo detto che l'illuminazione che è stata fatta da poco con i LED non era così sufficiente, quindi l'avrebbero rivista anche quella lì in un nuovo, diciamo, programma che stanno vedendo attraverso gli uffici tecnici. Per cui, detto questo, noi comunque sia seguiremo la situazione, perché queste sono risposte ufficiali, sono atti ufficiali, sono impegni ufficiali, e quindi questo ci dà la possibilità di seguirli proprio in vista di una effettiva concretezza nella realizzazione. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 a Rosciano di Fano, coinvolti una Opel Corsa guidata da una fanese di 68 anni e una bici elettrica condotta da un fanese di 59. In base ai primi rilievi effettuati dalla polizia locale, l'auto stava percorrendo la strada località Rosciano in direzione mare e una volta giunta all'interno della rotatoria si è scontrata con la bici che stava provenendo dalla strada comunale del cimitero di Rosciano con la stessa direzione di marcia. Il conducente del velocipede è caduto a terra portando lesioni, mentre l'auto ha urtato il cordolo rialzato posto in prossimità dell'uscita della rotonda. Il ciclista è stato trasportato al pronto soccorso di Fano, illesa invece la 68enne. Il servizio viabilità della provincia rende noto che a partire da martedì 14 novembre inizieranno gli interventi di messa in sicurezza del ponte tra Fossombrone e Ghilardino sulla strada provinciale 5 Mondaviese. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, il ponte sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Resteranno comunque accessibili le abitazioni e le attività presenti sulla strada interessata. La chiusura si protrarrà per circa 90 giorni. Sabato scorso al Liceo Marconi di Pesaro si è svolta l'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Pesaro Urbino, un'occasione importante per confrontarsi con i ragazzi e presentare la nuova presidente, Cecilia Papalini. Il servizio di Marco Lonigro. Si è svolta nell'aula magna del Liceo Marconi di Pesaro l'assemblea dei giovani imprenditori di Confindustria Pesaro Urbino, in occasione della quale si è tenuto anche il rinnovo della presidenza 2023-2026. Presente all'incontro il presidente uscente Davide Broccoli, che ha tirato le somme dei quasi 4 anni di lavoro. Oltre all'assemblea dei giovani imprenditori, nella giornata di sabato mattina si è svolta anche l'iniziativa del progetto Orienta Giovani dal titolo Prime Svolte. Quasi 4 anni in carica, le chiedo com'è andata questa avventura. È andata molto bene, molto meglio di quello che mi sarei aspettato, perché come tutte le cose nuove si ha timore, insomma, no, di affrontare una certa esperienza. Invece, grazie all'associazione, ai ragazzi e un po' di improvvisazione, siamo riusciti a passare 4 anni che sono volati, fra l'altro, con tanti progetti costruttivi, con le scuole, e questo è uno di questi. È stata, spero, la prima di una lunga serie, perché è stata un'assemblea riuscitissima, i ragazzi hanno collaborato. Diciamo il punto di arrivo di un programma, di un percorso durato 4 anni. E loro sono il nostro futuro e quindi è giusto investire tempo e risorse in queste attività. Comunicare, lasciare le aziende aperte alle visite dei ragazzi, rapporti, formazione, sono il fulcro per costruire qualcosa insieme. Oggi un incontro interessante, molto partecipato, cosa è emerso? È emersa tanta voglia e tanta curiosità da parte dei ragazzi, siamo riusciti a coinvolgerli e loro hanno dato il meglio di loro, sono estremamente contento. Non è una novità, non sono stupito, perché sono un foglio tutto da scrivere, stanno facendo la loro esperienza a scuola e sono convinto che molti di loro diventeranno delle persone importanti nel nostro territorio. Io mi auspico che loro sognino il loro futuro qui, abbiamo cercato di passargli dei valori, perché il nostro territorio è veramente intriso di imprese, di imprenditorialità e di possibilità. Non c'è solamente il lavoro da professionista o da dipendente, c'è la possibilità di intraprendere, quindi è giusto che i ragazzi vaglino tutte le loro
loro possibilità. È chiaro che se non gliele mettiamo sul piatto loro non potranno mai segnare qualcosa che non conoscono. Un passaggio di consegne dinanzi ad una platea di giovani studenti. Diverse le sfide all'orizzonte per la nuova presidente Cecilia Papalini. Porteremo avanti quelle che sono state sicuramente le iniziative per dare comunque anche continuità, quindi coinvolgendo sempre le scuole, facendo sempre più progetti e comunque anche sviluppando la formazione interna del gruppo tramite sia dei percorsi formativi e riprendendo anche dopo il Covid con delle visite sia all'estero e anche in Italia di aziende di eccellenza sotto certi punti di vista e comunque costruendo sempre di più anche con il gruppo sia nostro ma anche con il regionale, con le altre territoriali, sempre più un'unione e una condivisione forte per poter portare avanti tutti i nostri progetti e le idee che abbiamo e poterle mettere anche a terra per poi portare a un futuro di eccellenze condiviso, ecco, con le imprese e i territori e i ragazzi giovani. Ospite della mattinata al liceo Marconi di Pesaro l'ex nuotatore e allenatore sportivo Matteo Giunta. Nello sport bisogna progettare, bisogna avere delle competenze, bisogna avere una squadra vincente e queste sono caratteristiche e ingredienti che anche il mondo dell'imprenditoria ne ha bisogno. Ecco. La sostenibilità del sistema economico e imprenditoriale come condizione necessaria per mantenere la competitività sui mercati. Sarà questo il tema del convegno organizzato da BCC Fano che si terrà il 15 novembre dalle 16.30 al Teatro della Fortuna. Come ha spiegato il direttore generale Giacomo Falcioni, si parlerà della visione di società sostenibile e attenta all'ambiente e alle esigenze della società. Entro luglio 2024 anche in Italia entrerà in vigore la direttiva che introduce nuove regole in merito alla rendicontazione dei criteri di sostenibilità, un obbligo che riguarda le aziende di determinate dimensioni e quelle quotate in borsa. Dopo i saluti istituzionali, il convegno vedrà alternarsi sul palco diversi relatori e al termine della tavola rotonda il pubblico avrà la possibilità di rivolgere domande. La partecipazione all'iniziativa è gratuita, previa registrazione sul sito della BCC di Fano nella sezione eventi. È stato presentato il programma ufficiale del Natale di Fano, tornano i mercatini al Pincio, ma anche i presepi, la pista di ghiaccio, grande novità, gli effetti speciali all'ex chiesa di San Francesco. Domenica 26 novembre l'accensione dell'abete in piazza 20 settembre. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Fano si trasforma in un incanto di luci e colori per il ritorno del Natale Più edizione 2023. Presentazione ufficiale questa mattina da parte di amministrazione comunale Proloco del programma che accompagnerà cittadini e turisti nelle diverse iniziative all'interno della città dal 25 novembre al 7 gennaio. Un'edizione ricca di appuntamenti, attrazioni, musica, spettacoli e divertimento. Tra le novità, la nuova immagine dell'evento che porta il visitatore indietro nel tempo con un Babbo Natale in primo piano e una vecchia cartolina di Fano. E se nel centro storico stanno iniziando a spuntare le prime installazioni di luci, c'è anche la questione albero di Natale, quest'anno proveniente dalla famiglia Mariotti di Rosciano di Fano, che verrà illuminato con la cerimonia d'accensione domenica 26 novembre alle ore 18 in piazza 20 settembre. Anche quest'anno riusciremo ad organizzare il Natale qui a Fano, che fa parte del programma Il Natale che non ti aspetti dell'Umpi provinciale. Sicuramente abbiamo puntato molto per quello che riguarda l'illuminazione, che sarà sicuramente molto bella e riusciremo a coprire parecchie vie della città, soprattutto del centro storico, rendendo l'ambiente natalizio sicuramente molto più bello e accattivante per i turisti ma anche per i cittadini fanesi. Immancabile la pista di ghiaccio. Quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo di nuovo la pista di ghiaccio che sarà sempre nella zona della Rocca, del parcheggio della Rocca. Quindi anche quest'anno, insomma, sarà sicuramente una bellissima attrattiva che interesserà sicuramente ai piccolini ma anche ai grandi perché ci sono tantissimi adulti che chiaramente accompagnano i propri figli.
Come sempre, il Pincio accoglierà il villaggio di Natale. L'area del Pincio allestita con il villaggio di Natale, con i mercatini di Natale che quest'anno sono aumentati. Abbiamo più casette, abbiamo più luminarie, una filodiffusione, che piccola filodiffusione che ci accompagnerà in tutti i pomeriggi del periodo natalizio, e per gli acquisti, e speriamo di trovare tutte belle idee da regalare per quest'anno. E poi non mancheranno le vie dei presepi, con l'opera realizzata dai maestri carristi al Pincio, che si arricchirà di tre nuove scene: quello di San Marco, quello del porto e della trave, luci ed effetti speciali anche nell'ex chiesa di San Francesco. Un evento quest'anno, un progetto significativo che sarà la novità del 2023, è il progetto del Light Design San Francesco. Abbiamo creato all'interno del San Francesco un progetto illuminotecnico, saranno una serie di proiezioni, ci sarà un racconto musicale, ci sarà una scenografia che racconterà appieno questo magico luogo, la chiesa di San Francesco, tutta la sua storia e anche la storia di Malatesta, uno spettacolo che prenderà luogo tutti i weekend dalle 5:30 alle 9:30 e darà la possibilità di vivere questo luogo che fino a tempo fa, insomma anche nel periodo natalizio, era chiuso, invece quest'anno sarà per l'occasione aperto, come saranno aperti tanti altri siti culturali che daranno la possibilità di visitare la città. Infine non mancheranno gli eventi di Capodanno in piazza e quelli legati all'Epifania, tutti disponibili sulle pagine social e sul sito visitfano.info. C'è anche lo zampino di Andrea Giomaro nel film Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino. Stefania Schiaroli ha intervistato l'artista fanese in attesa del prossimo 16 novembre, quando al cinema uscirà l'ultimo film di Brando De Sica, per il quale Giomaro e Andrea Eusebi hanno firmato i design e realizzato tutti gli effetti prostetici. Sentiamo. Andrea Giomaro, l'artista che realizza effetti prostetici per il cinema, ha recentemente realizzato delle opere per i film Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, Nuovo Olimpo, l'ultimo film di Ozpetek, e per il film Mimì, il principe delle tenebre di Brando De Sica, che uscirà nei cinema il 16 novembre con il trailer da pochissimo online. Mimì ha un carattere un po' particolare, ma non ha mai fatto del male a una mosca. Però se qualcuno lo prende in giro per via dei piedi, può essere che il ragazzo ci rimane male. Film è pieno zeppo di effetti speciali, Brando De Sica firma la sua prima regia di un film che secondo me è straordinario, veramente sopra la media, e quindi quando mi ha detto la sceneggiatura, me l'ha fatta leggere, me l'ha spiegato, mi ha spiegato che cosa c'è dietro questo film, mi sono innamorato e mi sono buttato proprio anima e corpo, e abbiamo dedicato tantissime risorse, tantissime energie per cercare di realizzare un po' la sua visione, che è assurda, cioè un film horror romantico girato a Napoli napoletano, una cosa che secondo me non si è mai vista, e lui è bravissimo e ultra competente, veramente mi ha insegnato che cosa vuol dire fare il regista. E ha dovuto realizzare una parte fondamentale del film. È incredibile, ma per questo film il personaggio ha proprio una deformità ai piedi, e quindi insieme a Eusebio abbiamo realizzato i piedi deformi del protagonista. Tanto lavoro e tante soddisfazioni. L'artista ci racconta anche un'altra straordinaria collaborazione con Sorrentino. Cioè, quella lì è tosta, abbiamo fatto l'ultimo film di Sorrentino insieme a Lorenzo Tamburini, anche lì c'era Andrea Eusebi, ormai siamo tipo una coppia di fatto fanese per gli effetti speciali, e per Lorenzo abbiamo lavorato a questo film di Sorrentino che richiedeva effettivamente delle cose assurde. Non so neanche il titolo di questo film, perché ancora ci stanno lavorando, quindi il titolo è provvisorio, uscirà presumibilmente l'anno prossimo, e niente, lo aspettiamo per vedere cos'è venuto fuori, perché abbiamo fatto veramente cose strane. Progetti futuri? Allora, mi dedico sempre con la mia cooperativa Idea, insieme a Mirko Nicusanti e Sabrina Bursi, a portare avanti tutte le iniziative della cooperativa, tra cui il Museo dei Riciclosauri, che proprio ci tengo tanto, e poi c'è... mi sto dedicando, è un periodo che mi dedico parecchio, con parecchia energia e trasporto a parlare di cinema ed effetti speciali su internet, in una piattaforma dedicata, e quindi è un progetto che mi stimola molto.
Continua il momento magico della bocciofila San Cristoforo Fano che, dopo aver vinto il proprio girone nel campionato di Serie B ed essersi qualificata alla prossima A2, lo scorso fine settimana ha staccato il pass per Venezia, dove il 2-3 dicembre si disputeranno le finali di Coppa Italia. La formazione del CT Adriano Frattini, targata Sportland, nel torneo di qualificazione riservato alle 6 squadre vincitrici degli altrettanti gironi della Serie B, ha superato al Centro Tecnico Federale di Roma, prima i bresciani dell'Arcos Bocce, poi i perugini del Cerbara, entrando così tra le magnifiche 8 d'Italia. A Venezia, capitani Iacucci e compagni se la vedranno al primo turno o con i campioni o con i vicecampioni d'Italia di Serie A1. Oltre al CT Frattini e al capitano Iacucci, hanno partecipato alla spedizione romana il dirigente Matteo Del Vecchio e gli atleti Riccardo Campanelli, Stefano Donati, Samuele Ferri, Alex Incerti e Gianluca Manuelli. Ale! Festa grande sabato scorso a Fano per Luigi Pucci, che ha compiuto 102 anni. Auguri da parte dei figli, dei nipoti, di tutti gli altri familiari e amici, che vediamo in parte anche in queste fotografie. Tanti auguri anche da parte di tutto lo staff di Fano TV. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alle celebrazioni per il 160° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Fano. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata su Fano TV.